oggi procederemo al ricondizionamento di un Samsung A3 che è distrutto. Per prima cosa togliamo questi che sono le carelline per la SIM e carellina per la memoria espansiva. Li mettiamo da parte. Abbiamo un recipiente, una scatolina dove andremo a mettere tutto, viti, tutto. Poi teniamo aria calda e andiamo a riscaldare tutto il perimetro per rimuovere quello che resta del touch display. Il perimetro dove potremo trovare la colla, non so se si vede, vedi, c'è la colla di adesivo, chiamiamolo così, bella riscaldata. Appoggiamo sempre una mano sopra per controllare la temperatura non è troppo alta. Ok, penso che possa bastare. Ci muniamo di sesamo, andiamo ad aprire poco sopra. Quando si tratta di un telefono così, diciamo che non bisogna avere tanta cura, in quanto lo dobbiamo rigenerare, quindi dobbiamo sostituire tutto. Scaldiamo un altro po' il perimetro. Di solito ci metto mano sotto per capire quanto sto riscaldando tutto il dispositivo. Siamo sui 170 gradi, che non è eccessivo, è giusto, però si raffredda anche facilmente, quindi ogni tanto bisogna scaldarlo. Qui cerchiamo il plettro, scusate, ok, perfetto. Allora andiamo con il sesamo e poi dopo ci mettiamo un plettro sotto. Comanda, qui ci dovrebbero essere i tastini, stiamo attenti, i tastini back e multitasking. Leggermente proviamo a infilare questo, che sostituisce la vecchia carta da ramino che era utilissima. Oggi proviamo questo qui, che anche esso dovrebbe essere utile perché è molto sottile. Siamo quasi. Allora, ci siamo. Qui andiamo sempre piano perché ci sono i tastini. Noi dobbiamo togliere solo la colla, o quantomeno ci dobbiamo provare. Comodo perché in teoria si va a passare da quest'altro lato
con questa X qui, quindi ci dà un attimo un limite. Ok, dobbiamo riscaldare un altro po' il perimetro. Okay. Mi raccomando, sempre un braccialetto antistatico. Ha un contratto, classico contratto 30 mesi, quindi lo sta ancora pagando, e anche se la spesa non è bassissima preferisce ricondizionarlo, anche se il conto, devo dire, qui è distrutto proprio perché continua a pagarlo e diciamo, quasi un obbligo diventa. Il primo video sicuramente sarà molto lungo, se volete andare avanti andate avanti. Sono un po' impacciato a fare un video delle mie riparazioni, però è arrivato il momento di farne e cominciamo così, dai. Un bel mi piace per farmi capire che possa essere utile questo video, anche se ce ne sono tantissimi in rete. Se volete condividerlo, se volete provare da soli. Andiamo a controllare i tastini, se sono sul loro posto, facendo leggermente leva, sembra di sì, ok, questo deve essere la colla, okay. Andiamo a fare un po' di pressione, vedi, qui c'è un tastino. State attenti a non tranciarli passando questo, perché è molto semplice tranciarli, poi pure che ho tranciato io, ma non credo. Qui un po' di colla, aprite sempre un po', controllate, prendetevi tutto il tempo che vi serve, poi andiamo a vedere cosa c'è. Tanto meglio controllare che fare danni. Ok, questo è il tastino, lo conserviamo qui, e questo è l'attacco. I tastini sembrano a posto, dopo li proveremo. Allora, andiamo con qualcosa di plastica a togliere questo display vecchio, facciamo una parte, ok, poi andiamo a smontare o a svitare meglio tutte le viti intorno. Se riusciamo, ecco. Magari non proprio con le unghie, ma non so, calamito un po' queste vite, tanto non tira sulle viti. Ok, perfetto. Io adesso, ragazzi, le viti le metto tutte in un posto, ma sarebbe meglio dividerle, così dopo ci ricordiamo ogni vite dove va. Io me le ricordo quasi tutte. Scusate un po' il disordine, ma questi giorni c'è tantissimo da fare, non riesco ad avere il tempo di mettere a posto. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mi sembra 10 viti. Ci aiutiamo sempre con una pezzetta. Dai, togliamo tutte. Quelle che non vengono, aiutiamo con la pezzetta. Ok, tutte lente sono. Adesso andiamo con la pinzetta, evitiamo di prendere, posare la pinzetta. Quindi andiamo qui, andiamo a togliere quest'altra vite,
raccomando, questo è importantissimo, perché specialmente io che con molta confusione faccio subito perdere le cose, ma in questo modo qui no. Allora, questo è il guscio nuovo, prodotto originale, e come vedete qui sono tutti i fori per i 10 viti, quindi questo va estratto, tutto questo cosiddetto frame dove tiene la scheda madre, e dopo nel rimontaggio tutte queste pellicole vanno tolte e è rimontato il tutto. Qui vediamo già un segno, sembra che già ha preso l'acqua, ma è impossibile. Qui troviamo un altro indicatore per l'umidità, questo ricordo diventa tutto viola, quindi non si vedranno più queste X, non so se riesco a farvi vedere. Ok, facciamo questo. E come operiamo? Considerando che qui c'è il microconnettore, con il microconnettore la maggior parte dei casi entra dentro, quindi non possiamo far leva qui, ma dovremmo far leva qui sopra. Adesso è un po' sporco, lo pulisco così vi rendete conto, eh? Sì ragazzi, lo spazzolino, perché cosa che pulisce bene, non graffia, ecco. Adesso, una volta pulito, andiamo a fare leva in questi incavo, non so se qui dentro, come vedete già un po' si apre, ci giochiamo un po' così, deve venire da per sé, vedi, così piano piano ci giochiamo. La stessa cosa quando lo rimetteremo, quindi metteremo prima questa parte qui, parte bassa. Adesso giochiamo un po' qui sotto, viene da solo, mi raccomando, vedete, questo entra dentro dopo e riposizioniamo il tutto. Ok, una cosa che facciamo quando non abbiamo mai aperto un dispositivo, controlliamo come è fatto, controlliamo. Ok, perfetto, sembrano uguali, perché a volte capita che nei componenti nuovi manca qualcosa da recuperare dall'altra parte, e prima di montare tutto sarebbe bene, ecco, controllare se nel componente nuovo manca qualche componente da recuperare dall'altra parte. Io qui vedo qualcosa, aspettate, unisco così vedete anche voi. Sì, la camera è un po' ballerina, faremo di meglio nei prossimi video. Allora, vediamo, qui c'è tutto, sembra perfettamente uguale, non dobbiamo recuperare nulla. Ok, speriamo che si ferma, perfetto. Allora, quindi questo lo possiamo anche mettere da parte, quello vecchio, e cominciare a fare cosa? Scollegare la batteria, perfetto, questo lo avevo già girato, in modo tale che lavoriamo in perfetta sicurezza, sempre con un aggeggino di plastica per non rovinare gli attacchi. Ok, alziamo qui, alziamo questo qui, ok, perfetto, poi alziamo anche questo, questo dovrebbe essere l'antenna e questo lo speaker. In teoria questo non andrebbe fatto, però noi per dargli una pulita con alcol isopropilico, stiamo rigenerando un dispositivo, è bene che la corrente non ci sia, quindi veniamo il nostro famoso spazzolino, alcol isopropilico, ecco, bagniamo un po' lo spazzolino e andiamo a pulire tutto anche nella parte anteriore, dove dopo si andrà a appoggiare il display. Questo adesivo vecchio è un po' fatica a tenerla prima. Bassa.
preoccupate di abusare con alcol isopropilico, in quanto si asciuga in 5-6 secondi, cioè anche meno forse. Ok, andiamo una pulita alla grossolana, perché intanto non è che, eccolo qua al lato qui, togliamo la polvere, eccolo, è un po', se ci sembra pulito a posto, perfetto. Controlliamo i tastini qui sotto se l'ho tranciati, sembra di no, a posto, perfetto. Allora, cosa si fa adesso? Andiamo a usare questo e anspellicolare tutto. Scusate, metto un po' sulla camera, anzi facciamo così. Così si avvicina un po'. Vediamo un po' se posso fare una ripresa migliore. Scusate, non sono tanto bravo, magari così è più fissa, collegata qua sotto che ci sta una lampada. Ok, andiamo avanti. Allora, dicevamo, togliere le pellicole, questo. Però prima di fare questo, quanto si comprano i ricambi? Questo è un componente fisico, diciamo che non è un componente hardware, quindi c'è poco da controllare. Controlliamo prima il nuovo display, che vi faccio vedere questo. Posiziona la telecamera, non è facile per me, non è facile. Ecco, vediamo un po' se siamo riusciti a fare qualcosa, no? Mica facile. Vediamo un po', forse così. Era un po' storto però. Vediamo un po' così. Così ci siamo. Troppo più dritto. O faccio più dritto o... Ok, andiamo avanti. Vediamo un po', magari passa più luce. Ok. Questo componente originale che noi usiamo, per una questione di garanzia, perché così il cliente può avere quello sul mese di garanzia, perché noi offriamo un mese di garanzia sull'LCD, in quanto spende una certa cifra e è anche giusto che viene garantito. Ok, posizioniamo il tutto. Questo è il componente originale. Cosa facciamo adesso? Andiamo a controllarlo, nel senso che prima di montare tutto colleghiamo il display come se dovremmo collegare realmente. Questo perché? Perché comunque molti distributori, per la garanzia del prodotto, ci dicono di non togliere le pellicole, dove poi sotto vi è subito, colleghiamo questo qui, qui, dove vi è subito sotto, diciamo, il biadesivo che poi dopo andrà a incollare il tutto. Quindi colleghiamo questo, quindi questo qui è molto flessibile, attenti, colleghiamo qui e facciamo finta che l'abbiamo montato, quindi appoggiamo sopra. Ovviamente con la pellicola non sarà una cosa facilissima, lo appoggiamo sopra, il tastino al centro, come se proprio l'avremmo già montato, ecco. Quindi ricolleghiamo il tutto, come questa antenna, l'antenna, il buzzer, per la suoneria, ecco, e poi subito dopo, infine, anzi, colleghiamo il connettore della batteria. Cosa si fa adesso? Si prova l'accensione, si provano i tasti, ovviamente scarico, che è un po' di tempo che ce l'ho qua, non l'ho caricato. Allora noi adesso risolviamo subito in questo modo. Ok,
non ci arriva. Non so, la dovevo caricare prima la batteria, però già così riusciamo a vedere forse qualcosa. Ok, sì, non l'ho collegata. Bravo, grazie. Ecco, adesso è collegata. Vediamo un po'. Adesso si dovrebbe accendere il loghetto con la batteria. Niente loghetto, niente accensione. Ok, perfetto. In questi casi cosa si fa? In questi casi riscolleghiamo questo, poi riscolleghiamo la batteria. Ok, colleghiamo il caricabatterie, che questo è troppo corto, datemi un bel numero più lungo, se no stiamo friggendo domani. Un solo, ecco, ah, vedi questo quanto è lungo. Ecco, perfetto. Quindi abbiamo detto, scolleghiamo la batteria, questo qui, colleghiamo il caricatore e poi subito dopo ricolleghiamo la batteria. Diciamo che non è una cosa che si fa, ma per fare prima quelle batterie che sono morte, questa è l'operazione da fare. Però siamo sempre appunto a capo, non collego il caricatore, quindi oggi invece di un tutorial facciamo le barzellette. Allora, rifacciamo tutto da capo, eh? Allora, riscolleghiamo questo, mi raccomando, sempre con un pezzo di plastica. Ok, questo rimaniamo collegato e colleghiamo il filo lì giù alla presa multi USB. Poi dopo andiamo subito a collegare la batteria e aspettiamo che esce fuori il loghetto che ci sta a indicare che la batteria si stia caricando. Eccolo, finalmente ce l'abbiamo fatta. Quindi in teoria niente non è. Adesso io vorrei mettere in pausa per farvi vedere il video dopo, in modo tale che un po' se sia caricato. Oppure, scusate, ma il primo video è, sa che in pausa non sono capace a metterlo, quindi metterò, non so, stopperò il video e poi lo riprenderò dopo quando sarà un po' carico. Se ci riesco, eh. Allora ragazzi, ci siamo, siamo qui a provare la 3 che era scarico. Allora, come potete vedere, i tastini si retroilluminano, il tastino centrale ancora è da posizionare bene, ma il dispositivo si accende, i tastini funzionano, sopra, sotto, posso leggere, posso chiudere, posso andare a chiamare l'emergenza. Il tastino multitasking fa un feed di vibrazioni, quindi per me va. Il tastino centrale, non so perché, ma ecco, adesso va. E niente, per il resto penso che sia tutto a posto, quindi possiamo anche procedere al montaggio. Adesso provo ad andare nella fotocamera, mettiamo a fuoco, andiamo nelle impostazioni, sono le varie funzioni. Quindi facciamo questo per provare tutte le parti del touchscreen, fotocamera anteriore, ci ritorniamo, giriamo la camera, il flash come avete visto funziona, proviamo e procediamo al montaggio visto che abbiamo constatato che tutto funzioni. Speriamo che non arriva nessun cliente, così possiamo procedere tranquillamente al rimontaggio di tutto. Quindi andiamo ad aprire questa parte qui dietro,
togliere qui dietro, ok, in modo tale che questo rimane qui. Adesso si rende l'idea. Poi con un flettro di plastica andiamo a rimuovere il flat di collegamento, ok, perché facciamo questo? Perché adesso dobbiamo lavorare sul case, dobbiamo andare a togliere tutte le pellicole controllando sempre i tastini, ok, perfetti, ok, ci aiutiamo con una pinzetta, ogni pellicola ha questa estrazione così, fatta così, non so se riuscite a vedere, ma fatta così, ecco, ci siamo quasi. Serve una pinzetta più piccola e più stronza, scusate il termine, ma ok, questa è proprio tutta, ok, vecchio metodo, coltellino svizzero, niente coltellino svizzero. Cosa facciamo? Apriamo la altra parte, ok, perfetto, quindi riposizioniamo questo, ok, andiamo a togliere della fotocamera. Come vi dicevo prima, si era spendata la camera per batteria scarica. Allora, ricapitolando, dopo aver controllato il touch vada bene, quindi possiamo procedere alla fase di montaggio. Ecco, vediamo un altro pezzo qui brutalmente, ok, perfetto. E dopo aver provato il touchscreen che funzionasse, siamo andati avanti lasciando tutto collegato qui come potete vedere, dando un'occhiata veloce e vediamo un po' qui e andiamo adesso a ricollegare il tutto. Scusate, ma ho visto adesso che la camera fa piccoli video da non so quanti minuti e dopo tocca rimontarli tutti. Va bene, tant'è, adesso procediamo con l'inserimento come abbiamo tolto, quindi come prima vi ho detto questo incavo va qui sotto, quindi va messa prima questa parte qui all'interno di questo incavo, ok, perfetto, quindi va inserito prima, lo faccio rivedere, questa parte qui, ok, dove ci sono i tastini, e poi piano piano tutta la parte dovrebbe entrare da solo senza fare uno sforzo esagerato, magari un piccolo click tic, siamo a posto. Ecco, in questo caso qui ce ne sono stati pochi di click. Andiamo a controllare i tastini, prima cosa che facciamo, quindi tastino power, poi tastino bilanciere il volume, controlliamo dietro la fotocamera se è al centro del case, che adesso ci sta una pellicola sopra, non si riesce a vedere, ok, perfetto, posizioniamo questo che è carino dopo, ecco qui, ok, perfetto, abbiamo riposizionato il tutto, quindi possiamo dire che siamo nella fase conclusiva. Cosa ci resta da fare? Ci resta da riposizionare tutte le viti nelle 10 feritoie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 viti, scusate, ok, quindi richiamiamo a raccolta il barattolino, se vogliamo chiamarlo così, dove ho posizionato tutte le viti. Cosa facciamo? Le posizioniamo tutte a terra. Per chi non l'avrebbe mai fatto, è bene controllare se le viti sono veramente così tanto differenti, per esempio se una è più lunga, se una è più corta, e sono tutte precisamente uguali, quindi anche qui per questo motivo prima non ho selezionato vite destra, vite sinistra, ho messo tutte insieme proprio perché sapevo che erano tutte uguali. Se eventualmente ce ne potrebbe essere una più piccola oppure una più lunga, ve ne accorgerete. Perché? Perché la vite sporge tanto e una domanda ve la farete da soli, ecco. Ok, questo non è un foro della vite, e il foro delle vite sono molto più grossi e sono disegnati in questo modo. Questo è sicuramente un LED di notifica e vedi, tutte le viti vanno posizionate in questi fori, come potete vedere sono diversi rispetto a qualche foro tipo questo che può ingannare,
questo non è una vite e quest'altro manco è una vite. Ok, procediamo a richiudere il tutto. Scusate se c'è poca luce, ma magari faccio così, vediamo. Ok, perfetto, riprendiamo le viti. È sempre un lavoro facile, ci vuole più tempo a spiegarlo che a farlo, a controllare, magari mi metto così che è meglio, a controllare se il touchscreen funziona prima del montaggio, se tutta la fase sia pulita, dove va alloggiato poi il touch LCD, come lo si vuole chiamare. Però per il resto un'operazione semplice, ecco, non è un'operazione che richiede enorme esperienza o questa cosa, ecco, potete fare anche a casa con un po' di cautela. Certo, in questo caso come il mio, che io dovevo buttare via tutto, non c'è stata tutta sta grazia, e come potete vedere le viti entrano perfettamente e nessuna è superiore a quel millimetro che ti fa capire che la vita è troppo lunga. Ecco, non so se riesco a rendere l'idea, è molto precisa la vite, ecco. Quindi 2-3 giri è avvitata, e quindi di conseguenza qua possiamo capire che ci siamo, ecco, vedi? Adesso giravo in modo inverso. Ok, perfetto, riposizioniamo il tastino pulendolo sempre, mi raccomando, non vi costa nulla pulirlo, sempre il classico spazzolino, che questa piccola sporcizia fa sì che il tastino non sembri nuovo, sembri che ci abbia un problema, in realtà il problema non ce l'ha, ma è quel velo di sporcizia che si fa qui dentro, passa la polvere, passa la tastiera. Controlliamo la membrana, se si è pulita, perfetto. Ok, l'ho pulito inutilmente perché nel componente originale, scusate la telecamera, è già presente. Allora ragazzi, dopo qualche cliente di troppo, siamo qui a finire con forse di ricondizionare questo A3 2015. Abbiamo provato l'LCD, sicuramente sarà in un unico video, anche se ho notato che questa Xiaomi Mi Cam che utilizziamo, diciamo che unisce o suddivide i video, non lo so cosa fa, dopo vedremo e cercheremo di fare un video solo senza step. Oddio, sicuramente lo step ci sarà, scusate, ma stavo controllando qui, lo step ci sarà, vedi qui c'era qualcosa che era salito, abbiamo schiacciato un po' e tutto a posto. Quindi prima di andare a schiacciare sul display, perché magari non si collega bene, controllate all'interno tutto il perimetro se è ben agganciato, perché come è capitato in questo caso non era ben agganciato, dopo rischiamo di rompere il vetro sopra e non costa poco. Ok, quindi abbiamo detto il tastino abbiamo pulito inutilmente, e perché qui già è presente il componente originale. Ok, procediamo alla rimozione delle pellicole che mi si trovano qui. Ok, vediamo un po' come sono fatte, dovrebbe essere così, ecco, preciso. Ok, ok, perfetto. Togliamo questo, poi togliamo anche questo, piano piano, ok, andiamo a posizionare qui, poi andiamo a togliere tutto questa pellicola partendo da qui, eccolo, non lo vedevo, scusate se si muove la camera, ecco. Togliamo questo, ok, che è la pellicola che, scusate se mi sono ripetuto, è la pellicola che protegge il biadesivo che va dopo appoggiandosi sul frame interno per andare a biadesivare il tutto. Ok, partiamo dall'inserimento del flat, non so se si vede dalla camera, non è facile, ok,
posizionandolo al centro, dopo clicchiamo, sentiamo click e siamo a posto. Ok, vediamo un po' che mi sono dimenticato qualcosa. No, a posto, perfetto. Andiamo a posizionare il LCD, quindi non incolliamo ancora, ma cerchiamo questo forellino che non è altro che la griglia del capsula auricolare alta, e prima di andare a appoggiare tutto il vetro posizioniamo bene quest'ultima in questo modo, quindi siamo sicuri che è tutto a posto. Poi piano piano andiamo a lasciare e andare a fare pressione solo esclusivamente nei lati, così magari dopo ci passiamo il ditino sopra spingendo verso il basso, l'alto, dopo base dove vedete voi. Ok, quindi andiamo a spingere, a cercare di far leva, ecco, diciamo, far aderire meglio il biadesivo in questo modo, ecco, così preciso, ecco, perfetto. In teoria noi abbiamo fatto. Cosa ci manca? Ci manca da reinserire, mi raccomando, le cose del cliente, che in questo caso sono la schedina SD, un po' piccola, però vabbè, tant'è, è così. La reinseriamo qui, controlliamo il foro, ok, quindi il foro si trova nella parte alta, come potete vedere anche il ecco, oggi non mi vengono le parole, ecco. Vabbè, comunque la lunghezza tra questi due angoli è la stessa tra questi due, il foro abbiamo detto si trova qui, quindi è molto intuitivo, non potete sbagliare, ecco. Schiacciamo qui e infiliamo dentro e qui siamo a posto. Qui ci va la nano sim, che la troviamo scritta anche qui, non so se si riesce a leggere, ok, il foro, ok, un altro foro, quindi in base a come trovate il foro mettete dentro e a posto, e questo ci avanza. Quindi io penso che abbiamo finito, accendiamo per routine il dispositivo e il dispositivo bello che è rigenerato, quindi è tornato nuovo. Ovviamente il cliente non ha speso poco, ma mannaggia, non ha speso poco, però purtroppo continua a pagarlo con le rate e quindi ha bisogno di mettere a posto questo. Io ho consigliato di rivenderlo, però ok, perfetto, tutti i tasti abbiamo già controllato prima funzionano. Entriamo nel dialer delle chiamate e proviamo i tastini. Quando c'è il codice di sblocco e non lo sapete, è un errore vostro che non l'avete chiesto. Ok, proviamo il tasto centrale, però potete provarlo comunque entrando nel dialer 1 2 3 4, schiacciando un po' tutti i tasti a caso e non so, facendo scendere la tendina, schiacciando qui, vedere se si illumina e vi ritorna un feed di vibrazione, poi qui torniamo indietro, scendiamo giù un'altra volta, ecco qui. Qui vediamo un po' se ci tira giù la tendina. Ok, da questo menu non è possibile tirare la tendina. Al centro vediamo tastini del volume. Ok, da questa parte non ce ne fanno entrare, ecco. Ecco, adesso invece i tastini del volume funzionano. Così controlliamo anche l'audio. Ok, l'audio funziona, perfetto. Adesso andiamo a spegnere il dispositivo. Vi ringrazio, vi invito a mettere un mi piace e condividere con gli amici se questo utile, se questo video possa essere stato utile per voi, oppure qualche vostro amico che ha bisogno di una piccola guida che spiega un po' più nel particolare come agire di fronte a queste piccole operazioni, perché alla fine sono delle operazioni non difficili, le possono fare un po' tutti con un po' di attenzione. Non serve tantissima pratica, ci sono tanti tutorial, questo è uno di quelli dove vi si spiega un attimo
come procedere al meglio con la massima cautela e tutto. Vi saluto, vi ringrazio, scusate se ci sono state delle interruzioni, se il video è spezzato, però dai, per l'inizio diciamo che queste due riparazioni del Samsung A3 2015, quindi rigenerazione dello stesso e provare tutti i componenti dello stesso e la sostituzione semplice del Galaxy J5 dell'LCD senza smontarlo, vi sia stata utile. Grazie, alla prossima.